E ora, ciao. L'ultima volta ve l'avevo promesso che ve portavo in orto e ora siamo qua. Questo qua, intanto, per farvi capire dell'orto nel suo complesso. E qua avevamo pevaroni, melanzane e pomodori. Qua avevamo anche asparagina, che avevamo usato ancora anche qualche asparago selvatico. E dopo, qua avevamo somenato misticanza, che si deve venire su, è stata una delle prime robe che avevamo avuto su e pare che venga su bene. Qua avevamo provato a mettere la rucoetta, però la rucoetta non viene, non so per quale motivo, forse le sommesse ormai era andata male. No? Qua avevamo lattuga che la comprai a Rita, bietoline, qua avevamo del songino di Valerianella, che dovrei darne soddisfazione perché anche se, come che puoi vedere, non è propriamente al sole, sotto a pacchia del sole, adesso è mezzogiorno e mezzo e il sole è solo a mattina e il filtro in mezzo alle foglie degli alberi che è qua. Abbiamo delle chiome molto rigogliose che non si sta potasti inverno e neanche in primavera, per cui ombre che ne fa abbastanza. Vediamo qua riesce a venire su, però sia a Valerianella che qua avevamo spinaci, che gli altri generalmente mangiamo in insalata, non dovrei avere bisogno di tantissimo sole e anche neanche di tantissimo caldo, per cui potrei venire su anche. Qua avevamo dei citriolini, che vorissimo che si sviluppasse in su qua, verso il tronco dell'albero, in modo che si rampega su. Qua sulla aiuoletta sotto avevamo messo della mentuccia, e altre erbe aromatiche che avevamo qua. Qua avevamo del basilico, che però devo soffrire un attimo, perché se piende è a foglie, se piende busetti, non so per quale motivo, non so se non mi pare queste lumache, umeghe. Boh, questo forse anche sì, questo qua ha tutte le foglie magnano, so che per quale motivo, questo qua era un basilico, non so cosa si chiama, basilico violetto, che avevino tolto. E del basilico anche greco, che però non so, pare che si mangia fuori qualcosa, per cui bisognerà scoprire che problema che è. Proveremo a mettere dell'anti dell'umachicida e vedere se risolviamo il problema. Qua poi avevamo altre piante aromatiche, che avevamo l'erba cipollina, qua sotto prezzemolo e prezzemolo riccio, del timo, dell'origano, ecco qua, della maggiorana, della salvia ananas, che appunto è limonosa, sa come de ananas, è molto buona, per esempio sue fragole, in altri ne piace molto sue fragole, e della dea menta, che invece doperemo per cocktail, roba varie. Qua abbiamo dei teguine, appunto i fagiolini, dei peperoncini, tra l'altro che ne avevamo anche un'altra pianta, la nova, da mettere su, e qua se sta queste piante qua e se sta comprate fagiolini e abbiamo messe su. Invece qua che se do tre file che col cambio di luna st'altro giorno che avevamo messe su e se dovrebbe venire su, e per cui vediamo come che viene su. Per resto, ultimi acquisti se sta sia piante de fragole che vogliamo mettere sul balcone. E dopo i peperoncini, che vi dicevo piccanti, delle piantine di basilico genovese, ligure, e dell'altro invece basilico greco, piccinin, che se però è molto aromatico, proviamo a metterlo in casa. Qua avevamo somenato dei succoi, degli zucchini, e adesso qui viene su e trapiantaremo magari lì sotto, dove che abbiamo un po' di posto. Non è tanto grande, però con questo proviamo a fare, vediamo co che viene su e in base a co che impariamo sto anno, il prossimo anno se reguemo. Va bene? Vi saluto. Ciao, alla prossima.